Per cui sicuramente sono due punti importanti, evidentemente è stato apprezzato di più questo approccio più da samba da Brasile. E fa l'ingresso sul ghiaccio la coppia russa Ekaterina Bobrova, Dmitry Solovyov. Come giustamente ci ricordava Luca, devono un po' farsi perdonare quanto è successo in Russia per loro, giusto Luca? Sì. Hanno cambiato i costumi, vediamo qui che hanno cambiato i costumi rispetto a Capofrascia e personalmente penso questo sia molto meglio. Ekaterina Bobrova, Dmitry Solovyov, la coppia russa che ha ottenuto la prima posizione alla Cup of China, terzi in Russia alla Cup of Russia a Mosca. Sensazione subito di Fabrizio Pedrazzini. Allora, quello che hanno presentato stasera a questi due ragazzi russi mi è sembrato un po' troppo sforzato come cosa, come performance. Loro sono una coppia straordinaria, anche loro molto forte a livello internazionale, però forse mi hanno dato l'idea di voler per forza, ad ogni costo, dover confermare e dimostrare qualcosa, perdendo un po' quella naturalezza invece che spesso abbiamo apprezzato in Anna e Luca, che sono qua con noi, quell'essere più naturali. Per cui anche a livello tecnico, soprattutto per quello che riguarda la prima rumba che hanno dato, che hanno fatto, li ho visti poco precisi. Forse troppa voglia di andare, troppa voglia di dare dimostrazione di quello che sono e confermare un po' la loro superiorità magari rispetto alle altre coppie. Sicuramente l'abito ha giocato a loro favore perché dobbiamo ricordare che anche se è uno sport, comunque la presentazione ha un grandissimo valore, Importantissimo, sì. certo. E
E anche se è uno sport, proprio per questo non bisogna rimanere in un ambito un attimo di una certa scelta più appropriata per quello che è poi una disciplina sportiva. Ecco Fabrizio, facci notare proprio le particolarità, allora, poi avremo il warm up per parlare con Anna e Luca. Ecco, questa è la parte del partner dance della rumba. Questo passo, quando cambiano qua i piedi, quando cambia qui ancora il piede, è il key point della rumba, cioè quell'elemento tecnico che il pannello tecnico analizza, e l'esattezza con cui vengono appoggiati i piedi sul ghiaccio rappresentano meno il livello del ballo. In quel momento proprio si è visto una piccola imperfezione da parte della coppia, perché non era precisamente sul filo richiesto, filo esterno. Allora aspettiamo proprio il punteggio. Ed è 64-05, è secondo, stato valutato come il peggiore, la peggiore short dance fino a questo momento. Con 64-05 ovviamente hanno il punteggio migliore in assoluto finora Peshala Bursat con 68-68 e Weaver e Poj con 66-24.